Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. Chi dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo col tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non l'hai pagato fino all'ultimo spiccio. Parola del Signore. Sant'Antonio da Padova, dove è nato? Dove è nato? A Padova. È da Padova, non di Padova. Il nostro Antonio era portoghese, pensate, nasce a Lisbona intorno al 1200 e cosa fa? Fin da giovane vuol fare il frate, conosce gli agostiniani, i frati agostiniani, entra in convento, poi però sente di questo San Francesco di Assisi e gli piace come fa Francesco e allora diventa francescano anche lui, mette l'abito dei francescani e da lì, siccome era anche bravo, intelligente, buon predicatore, lo mandano in giro dappertutto. Persino va in Marocco, pensate, a predicare. Voleva convertire il sultano. In Italia dappertutto. E a un certo punto si trova vicino a Padova, a 36 anni, pensate, giovanissimo, 36 anni, si ammala gravemente, lo ricoverano e muore. A 36 anni a Padova, ecco perché Antonio da Padova. I padovani subito l'hanno messo tra i santi. Il santo si chiama, dicono il santo, senza neanche dire Antonio, il santo, che è talmente conosciuto e famoso a Padova che è il santo. Immaginatevi, che cosa ha in mano di solito il nostro Antonio? Chi tiene in mano? Un bambino, un picciriddo. E chi è questo picciriddo? Gesù bambino. Ovviamente, quindi è talmente, talmente grande che la Madonna gli affida anche Gesù bambino in braccio. Ma questo simbolo di Gesù bambino in braccio c'ha un fatto storico dietro, perché a un certo punto Antonio ha a che fare con una coppia di sposi. Lei, la moglie, è accusata pubblicamente di farle corna al marito, molto grave, insomma, a quei tempi poi. E questa coppia c'è un bambino, però è troppo piccolo il bambino, non può parlare. Bene, Antonio fa un miracolo, fa parlare il bambino, dice: no, mamma è innocente, non ha tradito papà. Ecco perché dicono che ha in braccio questo bambino, appunto per questo fatto storico, per ricordare il fatto storico. L'altro attributo che c'è in mano, che fiore c'ha in mano Antonio di solito? Che fiore c'ha? Che fiore c'ha in mano Antonio? Ah, mi sentite quando parlo oppure fate finta? Ah, meno male. Che fiore c'ha in mano? Il giglio. Ah, i gigli di Sant'Antonio. La purezza, no? Patrono della purezza, della castità, perché
Perfetto, anche in quello, quindi vedete. Bene, allora Antonio cosa fa? È patrono dei viaggiatori. Quando si viaggia si invoca Sant'Antonio perché poveretto, ha viaggiato tanto anche lui, ma tanto. Dei matrimoni, se uno c'è matrimonio in difficoltà, prega Sant'Antonio per questo fatto, no? Del bambino che ha scagionato la mamma. È il santo degli impossibili. Talmente grande Sant'Antonio che di fronte a un fatto che sembra impossibile si può pregare e dire: Sant'Antonio, fammi la grazia. Ecco qua. E questo qua è il nostro Antonio. E cosa ci insegna Antonio? Intanto era anche dottore, quindi uno che ha studiato tanto la Bibbia, sapeva tanto predicare, bravo. Ci insegna a leggere la scrittura, a imparare un po' ogni giorno qualcosa, il Vangelo, una riflessione, meditare la scrittura, perché altrimenti non possiamo crescere nella fede. Questo è il nostro insegnamento più grande di Antonio, dottore. Nel Vangelo, qua Matteo ci dice: attenzione a chiamare a male parole gli altri. Dice: chi dice stupido al fratello verrà sottoposto al tribunale, chi dice pazzo al fratello andrà all'inferno. Madonna, chi si salva allora? Perché dice così Matteo? Perché dire queste parole agli altri non è bello, anche se ormai si usano comunemente, stupido, pazzo, fesso, non è bello. È comunque un insulto all'altra persona che è immagine di Dio. Siamo immagine e somiglianza di Dio, quindi insultare una creatura di Dio non è bello, non è bello. Quindi attenzione, quando ci scappa magari qualche parola di questo tipo, chiediamo subito scusa, anche se una persona conosciuta, eccetera, eccetera. Quindi ecco qua, e Matteo ci ricorda di trattare sempre bene gli altri. Se ci scappa qualche insulto, magari siamo arrabbiati, non ne possiamo più, chiediamo subito scusa, perché sono immagine e somiglianza di Dio, i nostri fratelli. Sia da Gesù Cristo.